L'ultima volta ne avevo parlato veramente tanto tempo fa. Andiamo a parlare del CBD, andiamo a vedere quali sono i benefici, quali sono i potenziali effetti collaterali, quali sono i dosaggi. In poche parole andiamo a capire tutto quello che gli studi scientifici ad oggi ci vadano a dire. Se è la prima volta che vedi un mio video, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e sono una delle pochissime persone a parlare di integrazione senza conflitti di interesse. Cosa significa questo? Che dal 2016, quando ho aperto il canale, non ho mai avuto affiliazioni o promozioni varie su questo canale YouTube e tutte le informazioni si sono sempre basate sempre e solo sugli studi scientifici, che chiaramente vado a riportare qua tutti i giorni e le andiamo ad applicare nelle integrazioni di tutti i giorni. Ora, il CBD nell'ultimo periodo ha veramente fatto parlare tanto di sé, anche perché è il secondo composto più in grandi quantità nella cannabis, chiaramente dopo il THC. E a differenza del THC, che è, diciamo, la sostanza che le persone utilizzano per sballarsi, il CBD non ha questo effetto qua. Quindi il CBD non viene utilizzato per sballarsi, infatti sembrerebbe non avere nessuno di questi effetti. Proprio nel 2018 è uscito uno studio dell'Organizzazione Mondiale per la Salute che ha proprio detto che il CBD ad oggi non ha dimostrazioni di utilizzo in campo ricreazionali, quindi di divertimento, e che non va ad impattare negativamente la coordinazione, la memoria, il comportamento, cosa che invece possiamo andare ad attribuire eventualmente al THC. E molto spesso questo CBD viene utilizzato in campo medico, infatti ci sono studi in campo di combattimento contro l'ansia, contro il cancro, contro il dolore, contro problemi a dormire, contro la depressione e anche in campo di epilessia. E la tematica di questo video qua me l'ha data un membro del mio percorso che, per chi non lo sapesse, chiama La Rivoluzione sull'Integrazione, e mi ha fatto una domanda chiedendomi proprio: Edo, puoi parlare del CBD? E quindi ho detto ci faccio un bel video sopra. E per chi non lo sapesse, La Rivoluzione sull'Integrazione è la mia guida in continuo aggiornamento, dove all'interno vado a fornire tutte le informazioni sull'integrazione a 360 gradi, quindi per la salute, salute cardiovascolare, umore, dormire meglio, salute ormonale, testosterone, estrogeni, libido, per uomo, per donna, per ventenne, quarantenne, per sessantenni. Vado chiaramente anche a parlare di integratori sportivi per la palestra, ma non solo, running, ciclismo, tutto. Quindi a 360 gradi andiamo a parlare di integrazione, anche per esempio per chi fa i turni al lavoro. Oltre a ciò vado a fornire un'analisi completa, quindi una lista in continuo aggiornamento, così come è in continuo aggiornamento la guida, dove vado ad analizzare i vari prodotti dei vari brand e li vado ad inserire, chiaramente quelli validi. Quindi se una persona vuole, non lo so, della vitamina C di qualità, trova tutti i brand che producano composti di qualità, perché purtroppo online c'è sempre il chiaro conflitto di interessi, quindi chi ti parla di integrazione ha sempre poi il codicino sconto del brand e gli paga lo stipendio. Ecco, qui non funziona in questo modo, tutto è in modo imparziale. La pagina di presentazione te la lascio giù in descrizione nei commenti, così come questa persona che mi ha richiesto del CBD ha un'email per il supporto per togliersi tutte le potenziali domande. Ora, in termini di effetti collaterali, c'è da dire che non risultano esserci tutti questi grandi effetti collaterali enormi. Stiamo parlando tendenzialmente molto spesso di effetti collaterali minori e nemmeno molto spesso frequenti: letargia, fatica, febbre, diarrea, vomito, riduzione dell'appetito, e questi, diciamo, sono un po' i principali. Contro però potenziali effetti benefici, come abbiamo visto prima, fra cui prima mi sono dimenticato di dire anche potenziale contrasto alle infiammazioni. Il problema, se vogliamo, del CBD qual è che in campo di studi su umani stiamo parlando di pochi studi. La maggior parte degli studi è su animali, che però purtroppo, come abbiamo già visto anche in altri video, gli studi su animali non è che possono essere riportati direttamente sugli esseri umani, quindi non è che se una cosa funziona sugli animali funziona anche sugli esseri umani. E anche in termini di potenziali effetti collaterali non abbiamo studi veramente molto lunghi, molto spesso sono di un'entità abbastanza ridotta. Ma il problema, se vogliamo, del CBD non è neanche il fatto di potenziali effetti collaterali contro i benefici che potrebbe andare a dare, anche se teniamo in considerazione che magari sul lungo periodo alcune informazioni ci potrebbero dire che invece di andare ad aiutare, per esempio in un'ottica di cancro, potrebbe andare a peggiorare alcune tipologie di cancro. Quindi comunque c'è da tenerlo in considerazione. Però il più grande problema del CBD ad oggi, ed è il motivo per esempio per cui all'interno della Rivoluzione sull'Integrazione non è stata inserita, perché di nuovo non c'è conflitto di interessi, è che praticamente ad oggi riuscire a dosare, quindi ad utilizzare un composto nel modo giusto, stando alle informazioni scientifiche, adesso parleremo anche di dosaggi, se non è impossibile, diciamo è molto difficile. Perché? Perché è stato rilevato che all'interno delle confezioni di CBD, nella stragrande maggioranza dei casi, c'è o più CBD di quella che c'è scritta, o c'è meno CBD di quella che c'è scritta. In più ci possono
possono essere sostanze contaminanti e molto spesso si trovano nella cannabis: metalli, pesticidi, batteri, residui di solventi e tante altre belle cose. Ma ecco, se proprio dovessimo andare a dire, il più grande problema è proprio il problema del dosaggio. E noi ad oggi cosa sappiamo? E ecco, prima di proseguire, mi raccomando, se non sei iscritto sul canale, vedo che qua, a questo grafico qua, il 60% delle persone che guarda il canale non è iscritta. Ma comprendete di che livello di informazioni stiamo parlando, quindi conviene, qui sotto c'è il tasto iscriviti, iscriversi per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, perché altrimenti poi non vi consigliano il video. Andate a vedere qualche video di qualche scappato di casa e poi vi comprate la spazzatura in campo integrazione. Io ve l'ho detto. E comunque, in campo integrazione, cosa sappiamo? Che il dosaggio di partenza è di 2,5 mg per chilo corporeo per due volte al giorno, quindi 5 mg per chilo corporeo al giorno. Quindi una persona di 80 kg andrà a prendere circa 300-400 mg. E il dosaggio massimo consigliato dagli studi va ad arrivare a 10 mg per chilo corporeo per due volte al giorno, quindi praticamente quattro volte tanto il dosaggio che abbiamo visto. E quindi però capite che se la confezione non è realistica, è difficile dosare e ottenere i benefici. E per questo motivo l'unico modo per andarmi ad assicurare che un CBD sia di qualità sarebbe andare a prendere una confezione, andare ad analizzare in laboratorio. Ma poi qual è il problema? Che ci sarebbe anche differenza tra un lotto e l'altro, e quindi praticamente ad oggi non ho modo di verificarlo. Poi se qui c'è qualche azienda di CBD che può provarmi l'effettivo dosaggio, però ad oggi risulta veramente difficile. Io le informazioni sul CBD te le ho date. Ricordo che tutte le informazioni in campo integrazione, la salute, per dormire meglio, per l'umore, per lo studio, per lavorare con più energie, per la palestra, per tutti gli sport, running, ciclismo, nuoto, ventenne, quarantenne, sessantenne, uomo, donna, pre-workout, post-workout, salute cardiovascolare, testosterone, estrogeni, libido, parliamo di tutto, sono oltre 300 pagine pratiche che ti dicono proprio come andare a mixare tutti gli integratori, e non teoria, proprio pratica. Ti prendi questo, questo e questo integratore in questo momento del giorno per due volte al giorno. Perfetto, lo trovi tutto già pronto per tutte le casistiche, tutti gli stack in continuo aggiornamento, e gli aggiornamenti sono sempre gratuiti a vita. Oltre a ciò c'è una lista in continuo aggiornamento che ti dice proprio: vuoi questo composto di qualità? Vuoi questo composto di qualità? Questi sono i brand che lo producono, c'è il link, ci clicchi, sei sicuro di quale prodotto vai a comprare, non dovrai mai più buttare via soldi in integratori inutili. La pagina di presentazione te la lascio giù in descrizione nei commenti, gli aggiornamenti li ritroverai sempre nel tuo account, in continuo aggiornamento ne esce almeno una volta al mese. Tutti i membri, così come la persona che mi ha scritto sul CBD, hanno il supporto email giornaliero per togliersi tutte le domande che gli dovessero sorgere, hanno anche accesso al canale Telegram per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità scientifiche. Per chi invece non ha voglia di andarsi a leggere la guida, c'è un pacchetto Elite che ti permette di ricevere un riassunto personalizzato sulla tua situazione in base alle informazioni scientifiche e la tua casistica. Anche quella te la lascio giù in descrizione nei commenti. Per qualsiasi domanda sui miei percorsi, su come funzionassero, se potessero fare per te, scrivi tranquillamente ad Alessandro, mio assistente, a questo email qua o questo numero WhatsApp qui. È sempre disponibile per tutte le necessità, quindi scriveteli senza problemi. E noi, come sempre, ci vediamo tutti i giorni a luna. Buona integrazione a tutti. Ciao a tutti. Peace.